Vi è piaciuto l'intro? Io penso di no. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Il film di cui volevo parlare oggi è un film del 2013 per la regia di John Moore ed è Die Hard, un buon giorno per morire. Il titolo originale è A Good Day for Die Hard, è il titolo che diciamo con cui tutti lo chiamano è Die Hard 5, perché è il quinto capitolo della saga iniziata nel lontano 88 da John McTiernan. Questo John McTiernan, che è stato il regista del primo e del terzo capitolo della saga di Die Hard, che a parere di molti sono i migliori dell'intera saga. La saga di Die Hard è una saga molto amata dagli amanti del cinema d'azione per il semplice fatto che ha dato il via a un filone, infatti è diventato subito cult appena uscì, e tutti i film che adesso escono, come il quarto e il quinto capitolo che sono usciti ultimamente, sono molto apprezzati dal pubblico, e tutti i film d'azione che sarebbero dovuti uscire e che escono tutt'oggi se la devono vedere con Die Hard in quanto a bellezza e in quanto ad attirazione del pubblico. Quindi Die Hard abbiamo avuto questo quinto episodio, e per fare un breve riepilogo degli episodi che abbiamo avuto, abbiamo il primo Die Hard, che è Die Hard Trappola di Cristallo, diretto appunto da Jock McTiernan, che è il regista più amato da tutti coloro che amano la saga di Die Hard, però purtroppo non ha potuto dirigere il secondo e gli ultimi capitoli per il semplice fatto che è in galera, in carcere, non mi ricordo per quale motivo, forse per qualche aggressione, e di conseguenza non ha potuto dirigere questi capitoli. E cosa succede? Quindi abbiamo il primo capitolo, questo qui, che è John McTiernan, che a parere di molti, anche secondo me, è il migliore di tutti. Sì, a me piace questo, ma mi è piaciuto molto di più anche il terzo, perché ha un Bruce Willis fantastico, una fotografia ben fatta, una regia molto molto semplice ma comunque accattivante per i dettagli che vengono descritti, e ha un villain che è Alan Rickman, cioè il Severus Pirro di Harry Potter, che è semplicemente fantastico a mio parere. Il secondo episodio è 58 minuti per morire, che è diretto da Rennie Harlin, non so chi sia, ed è un film molto bello, ma comunque anche a detta di molti non ai livelli del primo film. Poi abbiamo, secondo me, il migliore, che è il terzo capitolo, che è Die Hard 3, Duri a morire. Ed è un film con Samuel L. Jackson, oltre a Bruce Willis, il protagonista che tutti conoscono, e Jeremy Irons, che interpreta un buon villain. Ma qui forse la parte della padrona la fa Samuel L. Jackson, perché è un personaggio fantastico, quando mi ricordo. Il terzo capitolo e il primo sono diretti da George McTiernan, che quindi non ha potuto dirigere gli altri capitoli che ci sono stati. Il quarto film, che non ho qui, ed è Vivere o Morire, è un film che non ho neanche visto interamente, che è di Len Wiseman, che devo recuperare comunque, visto che ho visto il quinto. Quindi, siccome sapevo che non erano collegati tra di loro, mi sono andato a vedere il quinto così, senza nessuno, sapendo che non c'era nessun filo logico. Quindi parliamo di questo Die Hard 5. Die Hard 5 è Un buon giorno per morire, ed è un film che è uscito il 31 gennaio scorso, ed è un film che comunque è caratterizzato da ha avuto diverse discussioni questo film, fin quando è uscito, appunto molti l'hanno odiato, quasi tutti l'hanno odiato, perché chi è fan di Die Hard, soprattutto del cinema d'azione, riconosce che questo film sia brutto. Il mio parere è che sì, il film ha tantissime cose brutte, ha delle caratterizzazioni dei personaggi orribili, una regia molto particolarmente brutta, ora ne parleremo piano piano, però io sono uno di quelli che comunque lo difende per il semplice fatto che l'intrattenimento c'è. Molti dicono che neanche l'intrattenimento c'è all'interno di questo film, però io penso proprio che l'intrattenimento ci sia, quindi sono favorevole a questo film per aspetti, per pochi aspetti, ma dall'altra parte riconosco che il film è una merda, una schifezza in quasi tutto. Dunque, Die Hard 5. Die Hard 5 è diretto da John Moore. John Moore è questo regista che ha fatto film quasi tutti che sono stati dei flop a livello di pubblico. Ha fatto quindi questo Die Hard 5, che già è diventato un flop. Ha fatto dei flop nel senso che di pubblico, perché comunque ha incassato, nonostante il pubblico l'abbia odiato questo film, tanto da portare la 20th Century Fox a creare un altro Die Hard. Infatti uscirà anche il sesto Die Hard, e quindi non si sa se è diretto da John Moore, tutti quanti sperano di no, visto quello che ha realizzato con questo film, e quindi ci sarà questo sesto capitolo. John Moore dirige questo film in maniera prettamente schifosa, per il semplice fatto che all'interno del film troviamo questa fotografia di Mosca che è assolutamente inesistente. Il film dura 1 ora e 40 circa, il film non è per niente paragonabile, cioè non ti fa vedere niente di ciò che Mosca potrebbe farti vedere, cioè la fotografia è spenta in maniera incredibile, c'è tutto che sembra quasi
come se non ci fosse niente intorno, come se le cose che importano sono i protagonisti. Sì, va bene, anche io sono uno di quelli che riconosce che all'interno di un film d'azione come Die Hard o i film d'azione in generale, la trama non è importante avere una trama, cioè alla fine il fatto uno va a vedere questi film per vedere, diciamo, delle tamarrate comunque, va, cioè grandi scene d'azione particolari, quindi alla fine la sostanza della trama non è molto importante. Però quando si parla di trama non importante, non si parla di trama quasi inesistente o trama ridicola, perché qui siamo veramente a livelli proprio di orribilezza assurda. Cioè, poi, visto che sto dicendo queste cose negative, cosa mi ha soddisfatto del film? Del film mi ha soddisfatto comunque il suo avere delle determinate scene buone, ma anche dell'avere degli effetti speciali carini, ma soprattutto si parla di bene di Die Hard 5, a mio parere, per quanto riguarda alcune battute divertenti, dei riferimenti anche ai precedenti capitoli, che comunque sono apprezzati, ma tutto il resto è completamente sbagliato. Quindi è un film che io non sono un grande fan di Die Hard, però capisco che i grandi fan della saga lo odieranno per il semplice fatto che ha dei difetti immani. Dunque, parlando di questo John Woo, regista che ha fatto, quindi, come abbiamo detto prima, dei film di scarso successo di pubblico, di scarso gradimento di pubblico, diciamo, per già di successo, perché ha fatto film come Il volo della Fenice, Omen il presagio il remake, ha fatto anche Il volo della Fenice, l'ho detto già, Il volo della Fenice il remake, Omen il presagio, Max Payne, che è un film orribile per quanto riguarda il rifacimento al videogioco, si è visto come un film in sé per sé, a mio parere, che io non conosco il videogioco, mi è piaciuto molto. E il suo miglior film, che è forse il primo che dicono tutti, io non ho visto però, Behind Enemy Lines, cioè dietro le linee nemiche. Arriva la regia di questo Die Hard e ci troviamo di fronte alla fotografia che, come abbiamo detto, è completamente spenta, sembra quasi non esistere, è tutto caratterizzato da una grana a tratti fastidiosa, anche se non eccessiva, però quei punti in cui si nota maggiormente sembra fastidiosa, perché sembra di trovarci di fronte ad un film quasi di serie B, con un basso budget e con delle telecamere scarse, e quindi non possiamo pretendere questo tipo di visione da un film del genere come Die Hard, che comunque ha un budget di grandi milioni di dollari, non so quando, ma comunque ce li ha, è Die Hard, cazzo, e sono 5 film di una saga che ha incassato tantissimo, e se ne va del quinto capitolo è ovvio che i soldi ce li ha. Quindi è una saga che comunque, da quando è stata ripresa, molti dicono che il quarto è un buon film, io non l'ho visto, il quinto dicono quasi tutti che sia un film brutto. La fotografia del film, come ho detto, quindi è negativa, bocciata in tutto e per tutto. Per quanto riguarda la regia, ci troviamo di fronte ad una regia veramente brutta, per il semplice fatto che è una regia caratterizzata sì da una buona presenza di scene d'azione, molte molto ben caratterizzate, con una CGI che a volte sì è molto esagerata, ci sono delle scene brutte come quella dell'elicottero che si vede, dei rallenti che a volte danno fastidio, tranne uno in particolare, che è quello che è il riferimento al primo Die Hard, che io ho apprezzato, e penso la maggior parte dei fan forse sia stata una delle poche cose che del film è stata apprezzata. Ma soprattutto la cosa negativa della regia è il caratterizzare i paesaggi, oltre con la fotografia che comunque è sbagliata. Abbiamo una regia che è esageratamente frenetica, frammentaria, confusa, la telecamera fa così continuamente, è continuamente così. Sì, va bene, devi inquadrare le scene d'azione, va bene, devi farle vedere le cose, però qui stiamo parlando a un certo punto di far vedere delle scene in cui si parte da un punto, succede una cosa, pum, già quella cosa è finita. Sbatte un camion, il camion gira, poi siamo già in un'altra scena dopo. Questa volta questa cosa capita in maniera molto evidente in due volte nel film, mi sembra. Ma si può fare così? Va bene fare tamarrate, ma si può fare così senza un filo logico? Assolutamente no, a mio parere. Quindi una regia che è orribile, con dei montaggi brutti, con dei cambi di immagine anche senza senso. E però che incominciava bene il film incomincia bene, con un clima di atmosfera, con uno schermo nero, e poi con delle immagini che compaiono, e comunque i primi minuti del film sono molto buoni. Dopodiché sfoggiamo veramente nel ridicolo per quanto riguarda il punto di vista. Sì, ripeto, è buono intrattenimento, ma tutto il resto è sbagliato. Poi parliamo della sceneggiatura, che è qualcosa di orribile, una sceneggiatura che è brutta, c'è un cattivo che è senza carisma, ci sono una trama che ci sono due colpi di scena che sono uno più babbo dell'altro, più stupido, cioè non c'è niente di nuovo, è tutto visto e rivisto, sempre le stesse cose, sempre gli stessi colpi di scena, sempre le stesse cose che si vanno a parare, sempre cose militari, nucleari, sempre le stesse cose. Ci vuole
qualcosa di nuovo se vogliamo andare avanti Die Hard o una saga qualsiasi del cinema d'azione. Ci vogliono cose nuove, quindi non possiamo basare tutto questo su delle cose viste, rivise e triturate. Quindi regia sbagliata, sceneggiatura scarsissima, fotografia che non esiste, ve lo giuro, non esiste. Parliamo del comparto tecnico, quindi la sceneggiatura comunque è fatta da un certo Spin Woods, che comunque nel suo curriculum di sceneggiature ha delle sceneggiature di tutto rispetto a X-Men, Wolverine le origini, quello che è stato fatto prima di X-Men all'inizio, a Hitman l'assassino, a Codice Swordfish. Sono film comunque buoni a mio parere dal punto di vista della sceneggiatura. Codice Swordfish sì, anche coso, anche X-Men le origini, non sono esagerati, però comunque sono dei film buoni dal punto di vista della sceneggiatura. E arriva un punto che qui non ci rendiamo neanche conto del perché venga realizzato tutto così approssimatamente. Poi abbiamo i protagonisti, Bruce Willis, ci troviamo di fronte a uno che sì, è anziano, molto anziano, ce ne rendiamo conto? Forse deve finirla? No, non è così secondo me, perché sì, ha fatto 14.000 film quest'anno, ha fatto Looper, ha fatto questo qua, ha fatto G.I. Joe, la Vendetta, la Fede, Luce e Giorno, ha fatti un sacco di film. Ma devi continuare ancora? Le domande che ci poniamo sono queste? No, perché? Tu devi continuare ancora, secondo me, perché il semplice fatto che in alcuni film si è caratterizzato bene, in altri no, quindi la colpa non è tua. Sì, il fatto è che comunque delle battute che gli sono state assegnate a Bruce Willis ci rendiamo conto che sono orribili. La cosa che caratterizza maggiormente gli altri film sono delle piccole frecciatine di comicità che non guastano mai. All'interno del film, forse Bruce Willis è una delle cose che mi ha fatto ridere di più del film, ma mi rendo conto che mentre ridevo mi trovavo a ridere di qualcosa che è ridicolo. Nel film lui utilizza sempre la stessa cosa: io sono in vacanza, mi state rovinando la vacanza, io sono molto qua, e sono cavolate. La storia di lui che deve andare a recuperare il figlio che è stato arrestato in Russia, dall'America, si vede lui che va a recuperare il figlio e poi dopo che si dice che lo va a recuperare, e poi che dici? Che sei in vacanza, che ogni volta che succede qualcosa, che ammazzano qualcuno, che prendono qualcuno, io ero in vacanza e mi stanno cogliendo a fare questo. Poi anche quando è incazzato: sono in vacanza! Ma perché? Ma sei ridicolo. Cioè, cose stupide, ripetute, che sono ripetute, queste battute stupide che a mio parere non c'era assolutamente bisogno. È caratterizzato male, arriva in un punto in cui sembra veramente uno con la carrozzella. Non ha niente di realistico sto film, non per quanto questa presentazione possa essere realistici, ma non c'è niente di vero, non c'è niente di credibile questo film. Poi c'è Jay Courtney, che è suo figlio, che ha interpretato un film che non mi ricordo, e il recente Jack Reacher, la prova decisiva. Lì era bravo, bravissimo, per quanto non dicesse poche parole in quel film. Ma qui non si può guardare. Come cavolo si fa a pensare che quella persona sia il figlio di Bruce Willis? Ma quando mai? Tutto quello che quello ha fatto in Die Hard, poi sembra quasi che alla fine del film ci sia come se un passaggio del testimone da passare, come se volessero realizzare dei film di Die Hard solo col figlio. Ma quando mai? Proprio lui non c'entra assolutamente niente. E in questo film proprio non ha nulla, non ha carisma, non ha niente. Ha il carisma di questo portacarte, il figlio di Bruce Willis, di Bug's Life, peccato questo portacarte. Non ha nessun senso. Poi nel film abbiamo Mary-Kate Winslet, che non è per niente il primo attore dell'attrice principale, quella che abbiamo visto nella Leggenda del Cacciatore dei Vampiri, che alcuni di voi ricorderanno per il ruolo in Grindhouse, a prova di morte di Tarantino. Mary-Kate Winslet che si vede tre minuti tutto il film, ed è inutile, assolutamente inutile, non serve a niente. E lei è protagonista indirettamente in una delle scene più ridicole e mal girate che ci siano nel film. Assurda questa cosa. Poi c'è un altro attore arabo, mi sembra, no, rumeno volevo dire, un attore rumeno che comunque ha fatto altri film, non mi ricordo adesso come si chiamasse, che è Radivoj Vukovic. Lo sto vedendo, come cazzo me lo faccio ricordare in memoria il nome di questo. Ha fatto Taken, il primo Io vi troverò, il primo film di questa saga, se possiamo chiamarla così, e Largo Witch, che non ho visto, ne ha fatto due film, e c'è lui in entrambi i film, che è un cattivo che non ha nessun senso di esistere. Non è carismatico, non fa paura, non dice battute intelligenti, fa cazzate, è stupido, è babbo, sembra messo là come la statuina. Sempre stesso carisma del figlio di Bruce Willis, completamente, non ha niente di
di credibile. Poi c'è Cole Hauser, che molti ricordano per aver fatto un sacco di film, ma ne ha fatti tantissimi e non me ne ricordo manco uno di questi film. E vedendo la fotografia ce ne rendiamo conto. Il film che ha fatto, comunque, ne ha fatti tanti. Sì, era il cattivo di Too Fast Too Furious, lo vedremo anche in Attacco al Potere, che uscirà tra pochi giorni. The Hit List, Un soppio per la felicità, sto leggendo tutta la filmografia. Su Ti odio, Ti lascio, Ti, altre commedie, l'abbiamo visto in un sacco di film. Scatto mortale paparazzi, L'ultima alba, ne ha fatti tanti. Ed è bravo come attore, cioè lui se fosse stato caratterizzato ancora di più, sarebbe stato fantastico vedere un attore come lui caratterizzato tanto in un Die Hard. E invece che succede? 3 minuti, 2, 2 minuti, manco 3, 2 minuti, caratterizzazione di questo Fermacarte. Proprio, non c'entra niente, poi scompare, non si vede più, niente, proprio una cosa inutile. Ci sono gli attori che sembrano tutti inutili in questo film, perché tutto sembra essere concentrato sulle sequenze d'azione, e dobbiamo far capire a John Moore che le sequenze d'azione non sono tutto in un film d'azione. Sì, ci devono essere belle pesanti, belle che ti fanno godere, ti fanno sussultare di quanto sono belle pesanti queste scene d'azione, ma ci rendiamo conto di trovarci di fronte a un contorno al di fuori di quelle scene d'azione che sono brutte, un contorno orribile, fotografia brutta, regia confusionaria, appiccicata più ancora di Gangster Squad, e frammentaria, cioè si passa da un punto all'altro senza che ce ne rendiamo conto. Caratterizzazione dei personaggi brutta, l'unico che sembra buona è Bruce Willis, ma comunque sembra vecchio per il modo di fare che ha, non ha più modo di fare come una volta, sembra voler fare qualcosa che invece non riesce a fare, e il film gliela prende dietro in alcune circostanze, ma poi c'è il rapporto da padre e figlio, madonna che brutto, il rapporto da madre e figlio è né capo né coda, dal nulla, di che non si parla, di che ti voglio bene papà, di quelli là, non sono spoiler, cioè sono cose stupide che sono ovvie nel film, appena vedi l'inizio cioè, ti rendi conto di come andrà a finire tutto. Colpi di scena che non esistono, ci sono, ma come se non ci fossero stati, perché sono quasi del tutto, diciamo, non tanto scontati, ma anche se lo fossero sono stupidi, cioè non, il film è tutto stupido, ha intrattenimento che comunque c'è, ed è poco. Una delle cose che mi ha fatto incavolare è la presenza di scene d'azione che comunque sono caratterizzate da una CGI non perfetta, abbiamo delle sequenze d'azione in cui ci sono delle esplosioni di fuoco che sono palesemente finte, poi abbiamo dei rallenti che ci possono stare, ma non così tanto, gliene mette talmente tanti da romperti le palle a un certo punto, troppi, peggio ancora di Gangster Squad, la recensione che ho fatto tempo fa. Niente ragazzi, il film è questo, ci rendiamo conto di essere di trovarci di fronte al peggiore, non avendo visto il quarto, a mio parere è il peggiore della saga, secondo me a parere di tutti. Comunque, sommariamente intrattiene, ma nonostante intrattiene ti rendi conto che è storto, è sbagliato, è confusionario, è tutto molto all'aria, cioè non c'è niente di curato in questo film, non viene curato niente, anche le sequenze d'azione che potevano essere ancora più belle, con una regia tutta di movimento, tutta esagerata, frammentaria, brutto, negativo. Non vi consiglio di andarla a vedere, anche perché lo stanno togliendo dalle sale, l'ho uscito il 31 gennaio scorso, quindi lo stanno già togliendo. Ragazzi, questa era la recensione di Die Hard, non mi è piaciuto quasi per niente, diciamo per niente? No, non lo diciamo, quasi, perché comunque sono di pochi che salva leggermente Bruce Willis, ma proprio leggermente, il resto lo boccia completamente, e l'intrattenimento è che poco, perché tutto è ridicolo, e tutto, ma alcuni momenti sono pure vuoti, nei film ci sono momenti pure vuoti, che non servono a nulla, dei discorsi stupidi, dei riferimenti a qualcosa di più profondo, che ci potrebbe essere qualcosa di più profondo, non solo il rapporto tra padre e figlio, ma anche altre cose, in un film d'azione ci possono stare, ma no così, non mi puoi non caratterizzare bene ogni personaggio, e secondo me, al di fuori della caratterizzazione sbagliata, abbiamo gli attori che sono sbagliati. Sbagliati. Niente, la recensione finisce qua. Sotto trovate il contatto Facebook, Twitter, Google Plus, come sempre. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti.